Erogava illecitamente alla sua clientela nel quartiere di Nesima gasolio agevolato destinato a mezzi agricoli. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato il titolare di un distributore stradale di carburante. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno infatti rilevato la colorazione verde alizzarina del gasolio erogato, caratteristica che contraddistingue il gasolio destinato ai mezzi agricoli, soggetto ad una tassazione inferiore rispetto a quello destinato alle auto. I finanzieri hanno quindi constatato che il prodotto non era regolare e sottoposto a sequestro sia il serbatoio contenente il gasolio agricolo che i relativi erogatori. La vendita da parte dei distributori stradali del meno costoso gasolio agricolo consente al gestore di conseguire maggiori guadagni a danno dell'erario e degli ignari consumatori comunque chiamati a pagare il prezzo di mercato. L'utilizzo di tale carburante nelle auto di nuova generazione a causa degli additivi utilizzati per la denaturazione del prodotto destinato ai mezzi agricoli può comportare danni al motore. Il gestore denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sugli ori minerali rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa di importo da 2 a 10 volte il valore dell'imposta evasa e comunque non inferiore a 7.746 euro. Dall'inizio dell'anno i reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a controllo oltre 30 tra impianti di distribuzione stradale e depositi rilevando più di 100.000 euro di tributi evasi e sottoponendo a sequestro oltre 3.000 litri di prodotto petrolifero.